Ciao a tutti Internet Friends e bentornati sul nostro canale Italy Goes To! La Svezia è da sempre patria dell'innovazione tecnologica. Non a caso i paesi nordici vengono considerati all'avanguardia sotto tanti punti di vista, dall'organizzazione sociale al rispetto per l'ambiente fino ad arrivare alla tecnologia. Nel 2017 il Global Innovation Index ha classificato la Svezia come il secondo paese più innovativo dell'Unione Europea, seconda soltanto alla Svizzera. Ecco allora che oggi voglio parlarvi di 10 invenzioni svedesi che hanno fatto la storia e non mi sto riferendo ai mobili IKEA. Iniziamo con la cintura di sicurezza a tre punti. La versione moderna della cintura di sicurezza nelle automobili venne messa a punto dallo svedese Neil Bolin nel 1959. Lui non fu il primo ad avere l'idea di inserire delle protezioni nelle autovetture, ma fu l'inventore del sistema ancora ad oggi più sicuro ed efficace per la salvaguardia dei passeggeri. Skype, il software che permette a tutti noi di chiamare e videochiamare liberamente, senza costi, fu inventato nel 2003 dallo svedese Niklas Zennström e dal danese Janus Friis. Il pacemaker fu inventato nel 1958 da Rune Elmqvist e usato per la prima volta dal chirurgo Åke Senning presso il Karolinska University Hospital a Stoccolma. Spotify, lanciato nell'ottobre del 2008 dalla startup svedese Spotify AB, è quel servizio musicale formato app che la stragrande maggioranza di noi utilizza al giorno d'oggi per ascoltare la sua musica preferita. Minecraft, ovvero il videogioco forse più famoso al mondo. È stato creato e sviluppato dal programmatore svedese Marcus Persson e lanciato sul mercato nel 2009. Ad oggi, a 9 anni di distanza, conta milioni di utenti. La cerniera Zip. Questa invenzione risale al 1913, quando l'inventore Gideon Sumba migliorò la precedente versione, che era decisamente meno efficace. Il termometro di Anders Celsius. Nel lontano 1742, Anders Celsius propose l'introduzione della scala centigrada, che ancora oggi viene utilizzata in gran parte del mondo per misurare la temperatura. Il Tetra Pak. Un tempo per trasportare gli elementi liquidi si utilizzavano prevalentemente bottiglie di vetro, ma dal 1951, grazie alle idee di Erik Wallenberg, è stata perfezionata la soluzione di confezionamento, imballaggio, stoccaggio e distribuzione dei liquidi. Ed è per questo motivo che ancora oggi nei supermercati troviamo confezionati in pratiche confezioni di carta prodotti come succhi di frutta, latte e così via. La tecnologia Bluetooth è stata inventata alla fine degli anni 90 dalla Ericsson Mobile Communication, azienda ovviamente svedese. Una chicca da sapere è che il nome Bluetooth deriva direttamente da un termine scandinavo, ovvero Blåtand, che significa appunto dente blu. Questo era a sua volta il soprannome di un vecchio re della Scandinavia, cosiddetto Harald I di Danimarca, che veniva proprio soprannominato Blåtand. Il logo del Bluetooth è composto addirittura dall'unione di due rune che fanno proprio riferimento alle iniziali del re: H come Harald, B come Blåtand. Finiamo con una bomba. La dinamite. Fu inventata nel 1866 dallo svedese Alfred Nobel durante i suoi studi sulla nitroglicerina. Cosa che pochi sanno è che il fratello minore di Alfred morì in seguito a un'esplosione avvenuta nel laboratorio dove stavano lavorando. Preoccupato di come il mondo avrebbe ricordato il suo nome nel tempo, Alfred Nobel, che era diventato ricchissimo grazie alle sue invenzioni, decise nel suo testamento di istituire una fondazione che è ancora oggi famosissima. Questa fondazione, infatti, ancora oggi rilascia ogni anno quei prestigiosi riconoscimenti diventati noti come premi Nobel e che vengono consegnati ogni anno a Stoccolma, ad eccezione del premio Nobel per la pace, che viene consegnato il 10 di dicembre, in occorrenza proprio della morte di Alfred Nobel, a Oslo, in Norvegia. Spero che questo video vi sia stato utile per avere un po' più di informazioni su delle cose che noi
magari utilizziamo anche giornalmente e di cui, a parte la dinamite, mi auguro, e di cui magari non avevamo informazioni di background. Spero anche che questo video vi sia piaciuto, perché ho intenzione di fare dei video simili in futuro per raccontarvi sempre qualcosa in più sul paese in cui mi trovo a vivere, ovvero la Svezia. Per oggi questo è tutto, noi ci vediamo presto, un bacio, ciao!